strano che ancora mi devo abituare a tutto questo, però sono molto contento, molto positivi. Allora, il disco uscirà all'inizio di settembre e abbiamo scelto insieme alla casa discografica di uscire in quel periodo perché vogliamo prenderci un po' di tempo e lavorare al disco, insomma, nel migliore dei modi. E niente, sono molto contento perché è un disco che mi rispecchia tanto. E i pezzi sono tutti diversi tra di loro, ma hanno, insomma, tutti raccontano qualcosa di me. E sono molto soddisfatto appunto di quello che è il progetto e speriamo che piaccia anche alle persone. Allora, c'è una cover, sono una decina di pezzi, e una cover riarrangiata in una maniera un po' particolare, poi insomma la sentirete. E il resto sono tutti inediti, in italiano, e ho anche, insomma, l'onore di cantare un pezzo di Ed Sheeran. Infatti volevo chiederti questa cosa. E quindi sono molto contento e onorato appunto di cantarne una sua canzone. E anche perché comunque lui è un artista che io seguivo anche prima, quindi insomma è tutto molto bello. Allora, il pezzo era lui della stessa casa discografica della Warner e io ho sentito questo pezzo, mi sono innamorato e quindi insomma alla fine... Ma quindi in inglese? Cioè non è stato tradotto? No, è tradotto in italiano. Okay. Sì, è un testo tra l'altro molto bello che parla di un ragazzo che appunto inizia a muovere i primi passi in un mondo che non conosce e quindi insomma cerca di farsi forza e di non lasciarsi scoraggiare da quelle che sono le difficoltà, diciamo, che trova lungo il percorso. E quindi, come puoi capire, è un testo che mi rispecchia pieno perché in questo momento, sai, io sono un novellino in questo campo e quindi di conseguenza, insomma, cerco di farmi forza di andare avanti. Ma guarda, è stato tutto molto strano, nel senso che comunque se poi adesso le persone vedo che, insomma, mi apprezzano molto e questo mi fa tanto piacere perché proprio io sono entrato da amici volendo fare questo lavoro. E questo lavoro, insomma, lo fai grazie alle persone che ti seguono, no? E quindi è stato tutto strano. Poi ho iniziato subito appunto a lavorare al disco, ad incidere, quindi ho visto, insomma, una sala di registrazione finalmente che, insomma, non avevo mai visto. E quindi è tutto molto nuovo e tutto, insomma, non è facile, nel senso che mi devo un po' abituare, però non sono molto 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 contento. Sì, per strada, adesso io vivo qua a Milano, quindi di conseguenza sei magari spostandomi, andando in giro, così ne ho incontrati un po' in giro, quindi sia un po' di foto, un po' di autografi, così. E da una parte mi fa tanto piacere, dall'altra mi mette in imbarazzo perché appunto io non mi sento nessuno, quindi di conseguenza queste persone che, insomma, sono così ben disposte nei miei confronti, mi danno molta molta carica e mi ha insegnato innanzitutto a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, no? Che è un mondo che io ho sempre guardato da fuori e sognando di entrarci, quindi insomma è sempre stato un mio sogno, ecco. Ma poi all'interno della scuola ho capito comunque che è importante l'impegno, è importante studiare sempre e in più, insomma, è stata un'esperienza che mi ha fortificato perché è stata la prima esperienza che ho fatto proprio da solo, senza l'appoggio appunto dei miei amici, della mia famiglia. E quindi, insomma, ho imparato subito che, insomma, è importante farcela da soli e lottare per ottenere, insomma, i propri risultati. Ma guarda, non so, io ti posso dire, personalmente è stata questa soluzione, diciamo, che è nuova di quest'anno. Per me è stata molto bella, nel senso che comunque io ho potuto vedere queste persone dal vivo, cantare dal vivo, e poi forse, sai, dipende da come la vedi, dai punti di vista. Per me, a parte che i tempi televisivi erano più o meno gli stessi, anche se noi iniziavamo dopo, però ti posso dire che vedere dal vivo le persone che comunque già da un po' fanno questo mestiere ti fa crescere, quindi è un modo per imparare delle cose che si imparano solo sul campo. E quindi no, da questo punto di vista non mi sono sentito, diciamo, messo da parte. E anche perché poi credo che, insomma, questi big, diciamo, abbiano comunque portato sicuramente anche molto molta visibilità alla trasmissione, tutti insieme, quindi di conseguenza non mi sono sentito messo da parte, anche perché poi, insomma, cantavano loro, cantavamo noi, io ci mettevo il mio impegno, quello che era il mio percorso, l'ho fatto.
ho ottenuto le mie soddisfazioni, quindi non penso che mi sia stato tolto niente, anzi forse solo imparato. Ho anche vinto il premio della critica, infatti è stata un'emozione grandissima. Già cantare all'arena è comunque stata una cosa veramente bella. Anche perché poi, ti racconto questo piccolo aneddoto, io l'anno scorso, nello stesso periodo più o meno, ero all'Arena di Verona a vedere un concerto. E quindi dei Wind Music Awards. Ah, i Wind. Sì. E quindi di conseguenza ero lì e i miei amici mi prendevano in giro. Ah, ti vuoi fare il cantante? E che l'anno prossimo ci canti anche tu. E io scherzando, dicevo, sì, figurati. Prima che canti all'arena passeranno 20 anni. E invece poi l'anno dopo c'ero in sopra il palco. E oltre a questo, vincere il premio della critica è stata una grande soddisfazione, perché poi le persone del settore mi hanno premiato e quindi insomma i giornalisti che se ne intendono di musica mi hanno dato questo riconoscimento e per me è stata la soddisfazione più grande, insomma. Allora, guarda, ognuno, ti posso dire, io sono uno che ascolta la musica insomma, nella sua interezza, no? Quindi di conseguenza da tutti potrei prendere qualcosa. A me piace molto Alessandra perché secondo me ha un modo di cantare che è proprio quello di pancia, insomma, no? C'è proprio pura emozione, al di là della voce che ha un bellissimo timbro, però secondo me ha una forte comunicazione, no? Nei confronti delle persone, e quindi vorrei poter cantare con lei e imparare appunto come emozionare come fa lei, no? E poi io apprezzo tantissimo Karima, perché secondo me è quella che forse è più vicino al mio modo di cantare e penso che sia molto brava. Poi non so, trovo che in questa edizione si sia messa molto in risalto Annalisa, e a me lei mi è sempre piaciuta, perché io ho sempre parlato amici e io penso che lei abbia un fascino molto particolare. Poi, tra l'altro, anche lei è stata un po' bersagliata con questa cosa della tecnica, della freddezza, ma quindi di conseguenza a lei mi sento molto vicino da questo punto di vista. Il mio sogno più grande è fare questo lavoro. Mi è stata data la possibilità comunque di iniziare a farlo, però penso che ci voglia tanta costanza e secondo me bisogna dare tanto alle persone, no? Quindi di conseguenza il mio sogno per adesso è quello di continuare il più possibile a fare questo lavoro e a dare qualcosa alle persone. Ciao lettrici di Ginger, un bacione da Carlo Alberto. Ciao. Yeah.